Marco Salvatore, 30 anni, originario di Casalmaggiore, capace di uscire da un tunnel di problemi, nel suo caso legati alla ludopatia, e di ripartire. E ora anche attore per raccontare la storia sua e di tanti altri ragazzi come lui. Su Netflix è uscito in queste ore il film The Beautiful Game con Bill Nighy, star di richiamo, che racconta l'esperienza della Homeless World Cup e Marco è appunto tra gli attori in scena. Allora, l'Homeless World Cup è nata nel 2001, il suo fondatore si chiama Mel Young e ha voluto iniziare a creare questo movimento per dare la possibilità a ragazzi che hanno avuto dei disagi nella vita, come rifugiati politici, rifugiati dalle guerre, oppure dipendenze o ragazzi senza tetto, attraverso lo sport e il calcio, in questo caso lo street soccer, di dare alle persone una seconda possibilità nella vita. Io faccio parte della Nazionale Solidale, che è la squadra italiana che viene rappresentata alle Homeless World Cup, che collabora con anche l'associazione Approdo e l'associazione Emiliano Mondonico. Un ricordo, quello di Marco, ancora molto forte con l'esperienza al Mondiale 2019 di Cardiff. Innanzitutto andare in un paese all'estero e giocare per la Nazionale Italiana è una cosa che è impagabile, quindi per me è una nuova e quando senti l'inno, cioè sei lì nel campo e dici, cioè, sono qua per l'Italia, quindi è una cosa che ti rende fiero di te. Girare il film in quel momento lì non ti rendi conto di cosa stai facendo, perché magari c'erano molti momenti morti, poi c'erano momenti in cui giravi le scene, quindi non ti rendi conto di quello che poi uscirà. Quando l'ho visto su Netflix dici, cavolo, è tutto vero. Come si dice, è un obiettivo raggiunto nella vita. La Homeless World Cup si può giocare da regolamento una volta sola nella vita, ma Marco non ha comunque voluto lasciare la Nazionale Solidale. Finito Cardiff, ho deciso comunque di continuare a stare dentro la Nazionale Solidale per dare la possibilità anche ad altre persone di vivere questo torneo, ma soprattutto di vivere le emozioni che ti dà questo torneo. Mi auguro, anche attraverso questa intervista, di poter avvicinarmi a qualcuno che ha bisogno e se vuole mi scriva, cioè, nel senso, io sono a disposizione delle persone perché quello che mi è stato dato vorrei comunque darlo indietro.